Ok, non so se è tutto ben inquadrato. Adesso controllo io. Ciao, intanto. Aspetta, sposta un tanto il tavolo, che sennò. Ok, Per perfetto. fortuna abbiamo il negozio Se no mobile. balla, perfetto, ci siamo. Ci siamo? Ci siamo, ci siamo. Ok. Ok. Intanto la metto là, quella. Ho Aperitivo creativo Ghirlanda Lovely. Bon, scritto perfetto. Va bene? Tutto benissimo. a posto? Perfetto. Numero WhatsApp è giusto? 3 2 3 2 7 3 1 5 8 1 3 0. Ho fatto Sì. A errori grammaticali? posto. Vero? L'emoji è giusta, anche Vero? se Ho avrei messo la messo carotina. il coniglietto al posto della carotina, perché qui le carotine non ci sono. Ah, ho pensato. Ho Va fatto sempre benissimo. qualcosa di. Va benissimo comunque. Ciao a Grazie. tutti intanto. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti. Ciao, ciao, ciao a chi si sta Benvenuti collegando adesso. all'appuntamento del mercoledì. In realtà abbiamo appuntamenti tutti i giorni, Tutti i quindi. giorni. Ciao Laura, ciao Sonia, ciao 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 ciao, ben arrivati Ciao. a tutti. Allora, E come buon pranzo a chi sta promesso, mangiando, perché mi dimentico sempre che è mezzogiorno, quindi ma tu magari. cosa fai con la caramella in bocca? Sei proprio maleducata, eh? Posso Scherzo. tenere la caramella? Mi dà fastidio. Già ti aspettavo, ti ho mandato dei messaggi WhatsApp. Sì Giovanna, ti rispondo dopo perché ho visto il messaggio proprio poco prima di iniziare la diretta, ho visto anche del tubolare, magari ti mando qualche foto dopo. Anzi, ti scrivo magari verso le 3, perché poi abbiamo un appuntamento e dobbiamo scappare. Però alle 3 ti rispondo subitissimo. Ciao Maria e ciao Jessica, ben arrivate a Ciao. tutte. Ciao e Allora, benvenute. di cosa parliamo oggi? Oggi, come vi avevamo promesso già lunedì, parliamo di questa ghirlanda che vi abbiamo presentato settimana scorsa nei post di Facebook. E adesso appunto ne parliamo un pochino Nel nel dettaglio. dettaglio. I kit sono finalmente pronti. Ho dovuto aspettare prima le ghirlande, poi mi mancava il pannolenci. Insomma, è stata un po' un'agonia. Comunque siamo riusciti a finire questi benedetti kit che sono di nuovo disponibili da oggi. Anche perché sennò la Pasqua è qui Sì, vicino. ancora un po' In potevamo realtà aspettare. c'è da dire che non è un progetto pasquale. Nel senso, potrebbe essere un progetto pasquale, ma se dopo lo tenete È fuori anche per la primaverile. primavera, esatto, potrebbe essere anche primaverile. È primaverile perché appunto non abbiamo messo nessun tema della Pasqua proprio specifico, tipo gli ovetti, eccetera, eccetera. Anche se ho messo le carotine Anche se nel. abbiamo messo le carottine, comunque abbiamo ottenuto il tema del coniglietto, che comunque è fatto con questi colori pastello con dei fiorellini in basso e quindi può essere adatto per tutta la primavera. Quindi. O per l'altro giorno l'abbiamo venduto anche per un matrimonio. Abbiamo venduto il cartamodello. L'aveva fatto nei toni del rosso e faceva appunto un regalo per un matrimonio. Quindi in realtà dopo Riadattare si come può volete. riadattare in base a quello che vi piace. Ok, quindi parliamo un pochettino del dettaglio di questa ghirlanda. Vai, Allora, cosa diciamo? quella che vedete qui è la ghirlanda del progetto iniziale, come l'abbiamo ideata noi. Quindi, cosa comprende? Vedi, questo è il Scusate. karma perché la caramella ti stava. Ci stava da Dio. Che poi tiene la caramella anche Maria De Filippi. Quando fa già Attaccate apposta per te. al. Quando Lo fa già so. apposta per te. Vabbè, non siamo molto Maria De Filippi. Comunque, dicevo, questo è il progetto che avevamo ideato inizialmente, ma poi, magari adesso ne parliamo, ci sono delle varianti. Noi l'abbiamo pensata in questo modo, con i due coniglietti vicini vicini, sul rosa pastello, poi ci sono alla base dei fiori, delle margheritine fatte di pannolenci e pannolana con le foglioline. I fiocchetti e il sonaglio trovate anche quello tutto nel kit. Il fiocco, la fantasia del fiocco cambia perché invece del pois, che non abbiamo più trovato purtroppo, abbiamo messo un nastro sempre di questa altezza sul rosa antico, però con dei rametti, con Vado a dei prenderlo rameggi. intanto, Ma se così vuoi, faccio sì. vedere. Prendi anche quello fucsia, dai, che magari. In alternativa, nel caso in cui voleste, c'è anche lo stesso nastrino, però sul fucsia, un fucsia molto brillante. Questo? No, è quello con il rameggio tipo di organza. Ecco, Ah, l'ho visto prima. e c'è anche quello fucsia pois uguale a questo, sempre di tessuto. Ecco, quindi se volete, allora io nel kit ho messo quello sul rosa antico con il rametto, che è esattamente questo qui. Che è esattamente questo. Ok?
è un po' più leggerino e ha questa fantasia sempre molto primaverile. Che ci stava bene nell'insieme. Sì, ci stava bene per l'abbinamento del colore. Ma se volesse cambiare il nastro, questo ve lo do eventualmente extra, costa 1,50 euro al metro. Io all'interno mi pare che ce l'ho messo un metro e mezzo, adesso non mi ricordo. Comunque l'abbinamento sarebbe questo, quindi male non ci sta. Anzi, male non ci sta perché riprende anche la base sotto. Come volete, se volete uno c'è uno, se volete l'altro c'è anche l'altro. Vado a fare il focus. Ah, scusa, mi sono avvicinata troppo col nastro forse. Ok, quindi detto questo, noi l'abbiamo proposto appunto sulla base, su questa ghirlanda fatta di polistirolo. Cioè ho preso tutto tranne la ghirlanda di polistirolo. Ma l'avevo presa in mano un attimo fa. No, vabbè, l'ho lasciata in giro. È una ghirlanda di polistirolo da 30 cm di diametro rivestita con la lana. Anzi, eccola qua. Fare così. Sì, certo. Sicuro. Questa ghirlanda qui, appunto, diametro 30 cm di polistirolo, l'abbiamo rivestita con una lana. E adesso potrebbe venire un coccolone di nuovo alla mamma, perché abbiamo usato una lana, pura lana. Tra l'altro lana e alpaca, proprio che di meglio non si poteva trovare, è di Sesia. Diciamo che è una Ferrari delle lane che noi abbiamo usato per rivestire una ghirlanda di polistirolo. Ma noi... ci piaceva questa. E noi ci piaceva questa. E chi ce lo vieta? Nessuno. Quindi abbiamo optato per questa lana, che fa un bellissimo effetto, perché appunto ci vorrebbe anche, che fa questo bellissimo effetto un po' morbidone, ha una grossezza bella grossa, insomma era il colore giusto, quel color bianco panna, era perfetta. E quindi abbiamo scelto quella. Adesso vi diciamo anche un po' di prezzi. Esattamente. Allora, i kit sono già pronti, però siccome poi la base della ghirlanda la potete cambiare con tante altre, abbiamo pensato, e potete anche metterla sui piatti, che adesso appunto ne parliamo, abbiamo pensato di fare solo i coniglietti con i fiori e il nastrino, compreso ovviamente di imbottitura, cartamodello, foto e spiegazioni in un kit. E poi extra si possono prendere le ghirlande, quindi la ghirlanda di polistirolo in abbinata con col gomitolo di lana, oppure altre ghirlande che adesso vi andremo a far vedere, e quelle sono extra al kit. Quindi nel kit che la Monica ha in mano, nel kit trovate nastrino, coniglietti e fiori, tutto praticamente tranne il supporto. Con cartamodello e spiegazioni, perché sì, di questo non faremo il tutorial, sempre per il motivo che spiegava la Franci nei giorni scorsi, che i progetti fatti appunto a festone, dove c'è tanto da fare appunto a festone, iniziano a essere un po' lunghetti, quindi non riusciamo a fare i tutorial magari la sera in quell'ora, oretta e mezza, ci vuole un po' più tempo, e quindi cerchiamo di fare progetti un po' più veloci. Ciao Laura, ciao Martina. Laura dice, le margherite sono fustelle perché ho quella dell'anno scorso. Allora, le margherite sì, sono... Allora, io le ho fustellate, queste qua. Però nel kit c'è il cartamodello, perché io capisco che ovviamente non tutte hanno la Big Shot, la fustellatrice, eccetera. Non hanno possibilità di fustellare in serie. All'interno del kit, nel cartamodello, trovate anche il cartamodello della margherittina. Però quindi, sarebbe una fustella. Quindi sì, in origine. Sì, in origine era una fustella. E ciao Patrizia, ben arrivata anche ciao. A te. Perfetto. Quindi dicevamo, il kit, compreso di tutto, esclusa la base, viene 16 euro, compresa anche l'imbottitura, spiegazioni e cartamodello. E questo è quanto. Poi, mettiamolo in parte. Se volete farlo sulla ghirlanda con la lana, la combo così viene 7,90 euro, la ghirlanda più il gomitolo di lana. Sul gomitolo di lana ci sono circa 30 metri, io no. 50 metri, scusate, 50 metri, me ne è avanzato un pochettino di questo qua, non l'ho usata proprio tutta, comunque non avanza tanto. Avanza qualcosina. Fate una ghirlandina più piccola. Sì, esatto. Solo coi fiori. Non riuscite a farne una seconda, però qualcosina vi avanza. In alternativa, e questa è la prima opzione. E questa è l'opzione numero quindi uno. Quindi ghirlanda più lana costa, in aggiunta del kit a 16 euro, costa 7,90 euro.
Però possiamo darvi altre alternative, perché ovviamente potete inserire i coniglietti su altri tipi di supporti. Quindi abbiamo la ghirlandina, numero un attimino... dici troppe bugie? Avere il naso lungo ha i suoi difetti. Comunque, la ghirlandina, questa qui, in midollino, colore naturale. Questa qui viene 7, è un 90 o un 80 questo? 80, secondo me. Perfetto. Non riesco a capire neanche la scrittura. Facciamo il prezzo inferiore, dai. Sempre al ribasso. Nel dubbio. 7,80 euro la ghirlandina, diametro 25 cm, quindi calcolate che questa... piccola. Esatto, calcolate... Scusa, metti sopra posto la parola. No, tranquilla. Calcolate che questa è un 30 cm, quindi è un attimo più piccola. Però volendo ci stanno. Sì, sì, ci stanno tranquillamente. Anche avanzano fuori un po' le orecchie. C'è un po' di spazietto, quindi si può fare anche un pochettino più piccina. Quindi 25 cm di diametro la ghirlanda di midollino, 7,80 euro. E questa è la seconda opzione. Come terza opzione abbiamo la ghirlanda di midollino, questa è super leggera tra l'altro, più chiara come colore. Questa ha sempre un diametro di 30, se non sbaglio, certo. Sì. 30 cm di diametro e questa viene 7,90. Praticamente non sbagliamo di vendere. Quindi fino adesso diciamo che le opzioni hanno tutte lo stesso prezzo, cambia solo esteticamente. Quindi opzione in numero 3. In questo caso verrebbe, vi faccio vedere più o meno, verrebbe tipo così. Opzione numero 3, esatto, con la ghirlandina di midollino. Poi l'altra opzione, questa non c'è neanche sul prezzo. 5,90. 5,90. Questo è sempre diametro 30 cm, con questi rametti così avvolti, l'avevamo usata per molti altri progetti, sia invernali che primaverili, questa qui, mi ricorda molto un nido, quindi mi piace molto questa ghirlanda. Comunque 30 cm di diametro, 5,90 mi ricordo. 5,90. E vi la fa ghirlanda. Questo effetto così, un po' più country. Non so se viene definito country, però è un po' più piccolina sì, rispetto no, all'altro. Però la dimensione invece è uguale. Un po' più sottile, non piccolina, però la dimensione del cerchio è uguale. Sempre 30 cm di diametro. Poi, 1, 2, 3, 4, quinta opzione. Qui parliamo invece di dei coniglietti come centrotavola o come centrotavola. Come decorazione comunque messa in appoggio. In, piatto, in appoggio così. E dopo la Monica vi pubblicherà su Instagram o su Facebook, sulle storie. Su entrambi, esatto, facciamo così. Un progetto, cioè lo stesso progetto che abbiamo fatto anni fa, appoggiato. Quindi vedete sia l'alternativa sulla ghirlanda che l'alternativa con l'appoggio, insomma, appoggiata. Almeno vi fate un'idea. Comunque secondo me è bellino anche appoggiato, perché poi i fiorellini li disponete in piatto e i coniglietti stanno in piedi. Sì, anche perché sono molto leggeri, sono belli, carini, minuti, eccetera, quindi non c'è difficoltà per farli stare in piedi. E se ci dovesse essere qualche difficoltà, aggiungete qualche fiorellino alla base per dare un po' più di stabilità. Sì, ho un cestino con i cioccolatini, dopo. Sì. Sapete che insomma potete fare un sacco di belle cose e fantasia sicuramente non vi manca. Questo è un disco di legno, 25 cm di diametro, anche questo qua appunto da tenere appoggiato viene 8,50. Quindi il disco così di legno ha questa finta corteccia tutto intorno. Viene 8,50 euro, diametro 25 cm. Quindi qua tranquillamente riuscite a fare, adesso bisogna un po' immaginarselo ovviamente, riuscireste a fare appunto un centrotavola, comunque una decorazione da tenere appoggiata, con questi coniglietti nel mezzo e i fiori tutti intorno. E questa è la prima opzione che vi diamo per quanto riguarda appunto il progetto in appoggio. Poi, cosa che non vi ho detto è che dei pezzi che abbiamo visto in precedenza, ne abbiamo alcuni pezzi, quindi ne abbiamo disponibilità. Di quelli che vi faremo vedere adesso, invece, ne abbiamo solo un pezzo per tipo, quindi se vi piacciono magari vi consiglio di andare a farveli riservare. Quindi fino adesso ne abbiamo disponibilità. Di questi ce ne sono? Anche di questi, sì, anche degli ultimi che abbiamo visto, anche delle basi in corteccia, ne abbiamo. Da adesso in poi, invece, quello che vi facciamo vedere, quindi piatti di vetro, sono un pezzo per tipo, quindi eventualmente se volete me li riservate anche qua in diretta, che insomma me li metto da parte eventualmente, perché non sono neanche riassortibili, quindi quello che c'è.
Allora, questi potrebbero anche essere dei appunto dei cestini come se fossero dei portaciocolatini, quindi volendo potrebbero anche essere degli svuotatasche mettendo magari i coniglietti dietro o appunto dei portaciocolatini. Allora, abbiamo l'ultimo piatto che è questo, è in legno. Io vi consiglio di... Questo è legno? No, No, scusami, il coso pressato lì, come si chiama? MDF. Brava. Mi sembra sempre di dire una Medium parola. density fiber. Mi sembra sempre di dire una parolaccia. No. Coso pressato rende l'idea. Medium density, MDF. E questo è l'ultimo appunto. Io vi consiglio di colorarlo. Se avete qualche acrilico, magari sui toni pastello, sarebbe la chicca sua. E ha un diametro di... 30. Me l'hai già detto? L'hai appena No, l'ho appena misurato. misurato. Ok, 30 centimetri e è fatto in questo... Oh, oh mio Dio! È fatto in questo modo. E viene 5 euro. Così. Poi l'altro piatto invece è questo qua, viene sempre 5 euro e questo è da Dovrebbe essere sempre 30, sì, sempre 30 30. centimetri e ha questa parte Un un po' più po' rococò. rococò, proprio ondulata così, che appunto può essere bellino anche in questo modo. Anche questo io vi consiglio in caso di dipingerlo. Anche per alleggerire un po', per schiarirlo, per farlo un po' Esatto. più primaverile, potete anche decorarci sopra, non so, farci sopra tipo degli stencil di foglie, di fiori. Qual è la versione? 2.0. Comunque sì, sono anche molto comodi da pitturare questi. In caso sapete che abbiamo i colori in offerta. Sonia mi ha scritto, Monica scusa, mi hai già spedito il mio pacco? No Sonia, semmai il tuo pacco partirebbe domani, se vuoi aggiungere qualcosa sono ancora in tempo perché non è ancora chiuso. Quindi no, domani semmai. Domani, che giorno è domani? Giovedì? Domani è giovedì. Ok, poi ultime due varianti che vi proponiamo. Questa è quella che poi vedrete anche nella foto che appunto vi metteremo nelle storie. È un semplicissimo piatto in vetro, così normale, misura Misura questo 25, sì. 25 centimetri. È appunto un normalissimo piattino in vetro e viene 5 euro questo. E l'ultimo che vi proponiamo, questo è un piatto un po' più che bellino. Sempre 30. Perché è Satinato, satinato, esatto, bello. così è proprio un bel piatto. Questo viene 8, costa un attimo di più e ha praticamente anche il bordo. La parte sopra è liscia, la parte sotto è sgrinata. Molto carino anche questo per una cosa un po' più chic. Ecco, e questi sono appunto i supporti che vi proponiamo appunto per questo progetto. Poi ovviamente nulla toglie che se avete a casa una base, una corteccia, un cestino che non usate o quant'altro, potete appunto metterla dove più vi piace. Per questo abbiamo fatto il kit solo coniglietti e solo decorazioni. Solo Almeno poi. Ecco. coniglietto, fiori e il fiocco, più l'imbottitura, carta modello e spiegazioni. Esatto. Che costa 16 euro, lo ripetiamo adesso. Allora, Ecco. ok, perfetto. Boh, Sonia, se hai bisogno, se mai, basta che mi scrivi Mi su sembra ci siamo WhatsApp. persi un buongiorno con un cuoricino lassù. Dove? Di chi? Fantasia in fiore, ciao! Che Vedi scrive che. anche, ragazze, come si fa per sapere i corsi che fate e come iscriversi? Allora, per restare aggiornati sui corsi, noi abbiamo una lista broadcast su WhatsApp. Scusate, mi devono arrivare le parole Al cervello. dal cervello alla bocca. Abbiamo una lista broadcast su WhatsApp dove noi ogni lunedì in giornata mandiamo il calendario corsi aggiornato per quel fine settimana. I corsi li facciamo solitamente il sabato, qualche volta anche il venerdì, in In casi presenza. eccezionali anche il giovedì, però sempre in presenza, quello sì. Per appunto sapere i corsi basta mandarmi un messaggio al nostro numero WhatsApp con nome e cognome, vostro nome e cognome e la parola corsi. Se volete ancora più nello specifico, abbiamo i corsi di hobbistica, quindi classici progetti tipo questo che avete visto oggi, e i corsi di maglia uncinetto. Quindi se volete iscrivervi a entrambi, basta che mi dite corsi, io vi scrivo a entrambi, altrimenti o solo uno o solo l'altro, quello che vi interessa di più. Comunque mi basta avere nome e cognome e la parola corsi, in Il modo codice da... fiscale. Codice fiscale no. In modo da potervi inserire all'interno della nostra lista. Perché non li fate online? Allora, per l'online dobbiamo un attimo. Aspetta, scusate.
dobbiamo un attimo, come si dice, organizzarci. Nel senso che abbiamo fatto quest'inverno dei corsi dell'infiltrimento. Allora, la piattaforma che abbiamo usato noi era ancora la modalità in versione gratuita, perché volevo fare un po' di prove, volevo vedere se mi ci trovavo bene, eccetera. Comunque sicuramente riattiveremo anche dei corsi online, adesso non so con che tempistiche, perché sinceramente preferiamo fare le cose fatte bene magari in negozio, piuttosto che allargarci e fare magari qualcosa di più elaborato che ci richiede un po' più di tempo e magari farlo male. Strucca in poi modo, in realtà anche in l'organizzazione proprio... cioè, in negozio sono tante le cose da fare, quindi stiamo anche cercando di organizzarci tutto il dietro, quindi al momento non sono attivi appunto i corsi online. Preferiamo, finché abbiamo una buona richiesta in negozio di corsi in presenza, preferiamo farli in presenza, quello anche perché il contatto è un pochettino diverso, insomma, ecco, ci piacerebbe vi di seguiamo più. E vi seguiamo meglio, li preferiamo farli in presenza, però capisco che ovviamente chi è lontano e ci segue da tanto e vorrebbe fare i corsi online, capisco che potrebbe essere una bella cosa. Un'idea. Esatto. Quindi per quelli non è un no, è un sì, però con un tempo un pochettino più dilungato. Quindi se mai se vi interessano anche i corsi online, restate aggiornati che qualcosa organizzeremo di sicuro. Comunque sono di Dro, quindi arrivo fin da voi. Ah, okay. O potremmo andare noi da lei? Ma Dro, ti dirò che... non ci dispiacerebbe, quindi beh, noi degli anni scorsi, quando anche la mamma aveva l'altro negozio, eccetera, eccetera, facevamo anche spesso dei corsi in oratori, per le associazioni, quindi ci spostavamo noi, caricavamo la macchina con di tutto, dalle colle alle ciabatte, agli aghi, un casino, e andavamo noi personalmente nei vari centri a fare i corsi, quindi li abbiamo fatti a Monteterlago, Bisinello, di chi è in zona, insomma, capisce. Comunque ne abbiamo fatti spesso anche fuori dal negozio, insomma, ecco, adesso non abbiamo più il tempo per farli praticamente. Però... ma si capisce, la giornata 24 ore, una decina le spendiamo in negozio, però mancano sempre... Bisognerebbe smettere di dormire. Dormire è tempo perso. Sì, ma ho sonno io. È tempo perso. Bisognerebbe lavorare durante il giorno e la notte fare quello che ci piace. E basta. E basta. Sarebbe una vita bellissima. Sì, cioè, quante cose puoi fare in 8-7 ore che dormi? Tempo buttato, sempre però, detto io. Io nel mio piumone sto da Dio, sì, eh? Sì, no, ma anch'io. Io non ma... vedo tempo no. buttato. Ciao ragazzi, vi ho scritto su WhatsApp perché sono nuova e ho acquistato in una diretta. Volevo sapere se avete delle felci belle lunghe. Allora, cara Mara. Felci? Felci forse no, allora, c'è una nuova botanica. È arrivata tutta la nuova botanica di cui vi parleranno, perché io settimana prossima non ci sono. Quando ne parlerete lunedì? Allora, domani abbiamo già il programma? Lollo. Allora, domani abbiamo la scatolina Lollo. Sembrava del nostro... una presa per i fondelli. Domani abbiamo il programma Lollo. Domani la diretta di domani la improntiamo su il nuovo progetto, un altro progetto del nostro nuovo libro fatto con amore, quello dedicato ai bambini, quindi domani no. E settimana prossima, che la Franci non c'è, faremo le dirette io e la mamma, quindi in una di quelle giornate lì, insomma, della settimana prossima, vi faremo vedere la nuova botanica che è arrivata. Quindi sicuramente qualcosa c'è. Felci, a essere sincera, mi pare che non ci siano felci a ramo lungo. No, cioè, c'è qualcosa di verde, però secondo me non dobbiamo felci. Ancora aprire lo scatolone, perché... Beh, comunque Mara, se vuoi, settimana prossima, se non è una cosa particolarmente urgente, settimana prossima ci organizziamo e facciamo la diretta della botanica. Quindi se vuoi puoi vederle direttamente in diretta lì. Concordo. E Natalie dice ciao ragazze. Ciao a ciao. Tutte. Bene. E Natalie dice ciao ragazze. Sì, sei scusa. Un po', No. Non volevo dirlo con questo entusiasmo. Allora risaluta con entusiasmo. Ciao. Molto meglio. Rifacciamo. Ok, benissimo. Allora, che dire, noi ci vediamo appunto domani per il progetto. Vuoi che faccio vedere anche cosa fate vedere la prossima settimana, visto che sono lì in mezzo pronte? C'è anche il piatto, Tovara. Guarda. Un'altra idea di come utilizzare il piatto di vetro. Ecco, vedete come prima, questo qui.
Ovviamente qui c'è un progetto diverso, c'è un po' di raffia dei fiorellini e un po' di cioccolatini per renderlo un po' più sfizioso. Comunque l'idea, diciamo, è questa. Del progetto che vedete sopra ne parleremo settimana prossima. Perché abbiamo pensato che prima adesso facciamo i kit e poi vi facciamo vedere i progetti, perché Esatto. sennò siamo sempre quelle che sono indietro. Quindi io di solito prima facevo vedere il progetto, se piaceva facevo i kit. Però dai, bene o male, ovviamente a qualcuno piace sempre quello che facciamo. È brutto o bello da dire, no? E quindi adesso prima facciamo i kit e poi vi proponiamo il progetto, che almeno ha Così una base. siamo un po' più Se no mi organizzati scoccio anche. sempre a dire no, non è disponibile. Tipo questo. Tipo Ma questo. adesso è disponibile. Adesso è disponibile, finalmente. Bene, dai. Noi vi salutiamo, allora ci vediamo domani per la diretta della scatolina Lollo. E basta, vi auguro una Tieni, buona vai a giornata. spegnere. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti, buon pranzo e buona giornata. Ciao!